Cari quadisti, buongiorno. Team Honda Cozzi, numero 1 nel 2010, numero 1 nel 2011, campione italiano QX2 Mattia Torraco. Vediamo due piedi, poi sveleremo di chi sono. Numero 1, Nicola Montalbini, QX1, campione italiano 2010, campione italiano 2011, con ben due manche di anticipo. Team Honda Cozzi, Giuliano Cozzi. Campione italiano 2010 QX1 QX2, campione italiano 2011 QX1 QX2. Le Honda più veloci d'Europa, terzo posto campionato europeo quad cross, quinto posto campionato europeo quad cross 2011, vittorioso al trofeo delle nazioni 2011. Nel 2011 abbiamo avuto degli infortuni a livello di pilota. Ma i tuoi piloti e le tue moto erano il top. Giuliano, ho dimenticato qualcosa? No. Campione italiano 2011 con Maurizio Bianchi nella QX4. Vice campione della QX3 con Scholfi. E dovremmo forse anche, adesso vediamo la seconda manche, probabile chiudere anche un terzo posto nella QX4 con il Beppe Donati. Grande Donati! Se non lo scareno io, Giulio, ecco, perché quello sicuramente. Niente, è stata una grande annata, penso stanca, perché quest'anno abbiamo fatto, solo per andare in Europa, 25.000 km di viaggi. È stata un'annata dura. Penso che dove comunque ci siamo presentati ci siamo sempre difesi alla grande. Anche in Europa siamo stati tra i team maggiormente in vista, quelli che sempre comunque eravamo quasi sul gradino del podio quasi tutte le gare. Abbiamo sempre combattuto ai massimi vertici. Il campionato italiano mi sembra su 4 categorie, ne abbiamo vinte 3 e una abbiamo fatto secondo, quindi tutto sommato io direi che è stata una grande stagione. Ricordiamo un secondo posto con un mezzo di partenza con quasi 100 cc inferiore rispetto alle Yamaha, che è partito già con il Warrior 350 rispetto all'Honda. Esatto, quindi direi un'ottima stagione, noi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Niente, adesso vedremo per l'anno prossimo il da farsi. Siamo arrivati a fine stagione, sono sincero, molto stanchi, un po' provati, perché comunque ripeto, è stato un campionato d'Europa molto duro, un campionato italiano comunque duro, però dai, ok, abbiamo raccolto ancora, mi sembra che come prima abbiamo esposto un cartellone, abbiamo compiuto i nostri 4 anni di team e mi sembra che in questi 4 anni siamo sempre stati abbastanza al vertice, quindi direi che qualcosina stiamo facendo, dai. Grande Giuliano. Un altro punto della situazione sulla fornace dei nuovi piloti. Il team Cozzi con la QX3, con Scholfi mi sembra che abbia degli altri piloti, tu nella QX5. E sì, l'anno prossimo ci saranno, penso, delle new entry. Abbiamo già qualche pilota che ci contatta per entrare nel team. Adesso però valutiamo, perché quello che noi conta qua fondamentale è che qua comunque è una grande famiglia, tutti remano per la stessa parte, tutti si vogliono bene, io tutte le gare lo ripeto, tutte le interviste che ho fatto su Guadisti l'ho sempre ripetuto. Sei un grande, Giuliano. Quindi io dico che l'unità di gruppo, il lavorare bene, impegnarsi, i piloti impegnarsi, i meccanici impegnarsi, e tutto questo porta comunque a fare risultati. Quindi diciamo, andiamo avanti così, vedremo l'anno prossimo le novità che ci saranno, sempre non si può vincere. Noi però cercheremo sempre di essere lì per dar fastidio, per cercare di vincere. Mi sembra che quest'anno abbia fatto una grande annata come quella dell'anno scorso. Ecco, i nostri complimenti. Ottimo, e bene così. Giuliano, un ultimo punto della situazione sull'ampliamento della durata della QX1, categoria regina, e per te è importantissima. Senti nel cuore, 20 minuti più due giri per l'anno prossimo. Secondo me è giustissimo, anche perché comunque in Europa si corre 30 minuti più due giri, è giusto anche il campionato italiano comunque comincia a livellarsi e alzarsi un attimino, a portare dei valori e dei parametri che ci sono in tutte le altre parti d'Europa. Quindi è giusto aumentare il tempo, è giusto che ci si prepari un po' più fisicamente per tenere questi ritmi, anche perché è giusto unificarsi con tutto il resto che c'è, secondo me. Ecco. Giuliano, un grande saluto, un arrivederci dopo gara 2. E ancora i complimenti, perché veramente hai fatto l'amplenum. Grazie, 3, ancora. 3 su 4. Scusate, sono un po' stanco, ma va bene. Giuliano, tutto sei okay. Un grande. Grazie. Grazie, Giuliano.